Tutti i relatori, secondo me, sarebbe utile che si mettessero qui in prima fila, così almeno riempiamo questi spazi iniziali, insomma. Descrivere digital platform è abbastanza complesso, nel senso che noi siamo portatori di tante anime. Nello specifico siamo 480 anime, diciamo sparse su tanti posti in Italia. Siamo un gruppo sotto Golden Power, quindi siamo considerati un asset strategico, diciamo, del paese da questo punto di vista. Vado veloce, perché per lasciare ai colleghi, diciamo, degli interventi, diciamo, più specifici sul tema, e vorrei ringraziare anche le rappresentanze militari che sono in sala, in rappresentanza poi di vari reparti e generali delle forze armate. Anzi, ne saluto uno che vedo entrare in questo momento. Siamo soci federati di AIAD. Questo è il compound delle nostre aziende. Quindi da sinistra GBS. GBS è un'azienda che, diciamo, soprattutto nel mondo militare può essere di grande interesse perché è protetta dal WWF in Italia. È una delle poche aziende che ancora produce schede elettroniche nel nostro paese. Ed è italiana, ovviamente. Quindi diciamo che da questo punto di vista è specializzata nella produzione, ma anche tecnicamente anche nel retrofit, per esempio, di alcune schede che magari sono andate in out of work, perché legge. Quindi potrebbe essere davvero un'azienda interessante, diciamo, per il mondo militare, per quelle schede che chiaramente vanno in disuso. Sulla parte invece IoT, perché il gruppo nasceva come IoT full liner, quindi abbiamo, diciamo, l'azienda iniziale che si occupava di IoT, che è UMPI. UMPI è un'azienda che produce, perché questa è la caratteristica nostra, siamo testardamente italiani e produttori. Testardamente. Capisco che non conviene, capisco che non è bello, eccetera, eccetera, però nei nostri conti, secondo me, questo è particolarmente importante. UMPI è, tra parentesi, tanto per darvi un esempio, è produttrice, per esempio, nel progetto Polis delle Poste Italiane, dei riconoscitori delle impronte digitali che ci saranno in tutti gli uffici postali italiani per poter, gestire i passaporti direttamente in ogni ufficio. Poi abbiamo DP Infrastructure. DP Infrastructure è fondamentalmente, diciamo, la riedizione in qualche modo dell'acquisizione di un gruppo storico italiano che è stato in crisi per un certo numero di anni, ma che abbiamo, grazie al fantastico lavoro dei colleghi che sono rimasti attaccati a questa azienda, Selta, abbiamo rinvigorito tutta la parte elettrica, e su questo devo dire è un successo che abbiamo ottenuto da poco, lo dico perché poi è interessante. Abbiamo battuto tutti i fornitori esteri in terna per i telecontrolli IoT. Questo vuol dire comunque un commitment di oltre 20 milioni di euro per l'azienda strategica italiana dell'alta tensione. Ma DP Infrastructure è anche un'azienda di TLC, è anche un'azienda ovviamente che si occupa di telecomunicazioni. Sarà poi il collega Chiapponi a spiegarvi meglio. Omicron è storicamente un'azienda a Roma conosciutissima della Tiburtina Valley. È specializzata nel mondo elettrico, media tensione, se non sbaglio, e soprattutto sulla parte, diciamo, di
degli shelter che vengono dati per le batterie che vengono date per gli shelter delle telecomunicazioni. Passando a destra invece abbiamo System Management e Data Bus, che invece sono la nostra software house. Sono circa 140 anime su Napoli e sono specializzati sulla logistica, tanto per capirci, System Management così come DP sono parte dell'RTI del Cyber Range che oggi è a Chiavari insieme ovviamente a Leonardo che è il diciamo la mandataria dell'RTI, quindi l'azienda principale. Sulla destra invece ci sta il nuovo che non avanza ma che è invece parte integrante del gruppo, che è formato da tutta la parte diciamo di tecnologia di sicurezza cyber, la parte AIDA 46 che oggi è specializzata sulla cyber intelligence, lavora principalmente per la difesa, per le istituzioni e quant'altro, e SIGOR invece che si occupa di difesa offensiva. Vado veloce, queste sono le nostre sedi, noi queste sono fabbriche, non sono uffici. In più, una cosa importante che mi sono dimenticato, siamo anche laboratorio CEVA, laboratorio LAP e laboratorio LWS. Vi evito i pistolotti sulle vision. Questo è più o meno il nostro sviluppo numeri. Questa è un po' la storia. Ovviamente tutte le presentazioni che vedrete oggi vi saranno lasciate nel sito di Afcea, così come ovviamente la ripresa video. Siamo intorno tra gli 80 e i 100 milioni quest'anno come visione di fatturato. E questi sono i nostri principali clienti. Vado veloce. I nostri mercati sono questi, quindi penso di averveli già descritti, lascio tempo poi ai vari colleghi che si... Però questa è tutta la nostra catena del valore. Qui dentro ci sono tutte le nostre skill e gli highlights. Quindi da questo punto di vista noi siamo principalmente, oltre che vi ho detto, testardamente produttori e testardamente italiani, testardamente anche ingegneri, a parte il sottoscritto. Grazie.